Senti, andiamo via per favore. Nicola, andiamo dentro. No, io non vengo dentro, baci, no, baci te. Allora raga, se volete che torniamo dentro la casa delle vacanze, arriviamo a 40.000 pollici su io, la Giulia, la Nicole e la Luna, torniamo qua dentro e andiamo a vedere quello che c'è. Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in un nuovo video, io sono Gianmarco e dietro la telecamera c'è lei, la Queen, mia cugina Nicole. Ciao. E nel video di oggi, l'ho detto, talmente improvvisato, perché mia cugina Nicole, eravamo qua a parlocchiare, a dire cose, a fare cose, cioè a fare niente, e mi arriva un pacone. No, ma racconta come me l'hai descritto quel pacco. Ti ricordi quando, Nicole, abbiamo fatto quel video dove ho vissuto per 24 ore con le unghie più lunghe di tutta YouTube Italia? Ecco, secondo te che follia mi sono inventato adesso? No! Letteralmente! Un tupè! Un gaton! Un bicio miau! E raga, sono 120 centimetri di capelli! Sembra una coda di cavallo! Sembra un topone! A me sembra di aver fatto lo scalpo alla di gatto! Io voglio andarci in giro con sta roba, Nicole. Senti, se devo provare l'esperienza, la provo, eh. Beh, ovvio che ci porti, porto in giro con quella roba. Adoro. Fai vedere i tuoi lunghi capelli biondi. Cioè, secondo te è umano questo? Vai, prova. Vado? Vai. Oh, sembri. Sai chi sembri? Ariana Grande? La versione bionda di quello della famiglia Adams, con tutto il coperto di capelli. Ah, cugino Hit. Sembra il cugino Hit. No, io ancora più versione poi. Hollywood. A me sembra di essere tipo Samara. Samara, 7 giorni. 7 giorni al parco dei tigli. 7 giorni in una clinica psichiatrica. Oh madonna. Ma se tu dovessi vedere questa roba in giro, cosa diresti? Ehi, non so se avrei parole. Ti piacciono questi capelli? Grazie, li ho appena comprati. No. Chi è? Calami la tua lunga treccia, Rapunzel. Ah, il postino, vai! Uccidi di casa così. Immagini se un giorno entri a casa mia e mi vedi così. Cercami forse una faccia intelligente? Hai sbagliato casa. Possiamo fare come dalle parrucchiere? Aspetta, aspetta, mettiti verso la telecamera. Che facciamo? Spazzatore. È tutto unto, tutto sporco. No. Hai già un capello bianco, sintomo di... Ah no, è l'etichetta. Non permetterti l'etichetta. Non parlarmi. Hai forse parlato? Non parlarmi. Senti, secondo me non sto neanche male. Pulisciti la faccia quando parli con me. Cesso. Ed è la cosa più preoccupante. Allora, fuori ci sono i vicini di casa. Io voglio comunque andare a fare un giro. Però, raga, andiamo da qualche altra parte almeno. Hai sentito? Fai le presenze. Oddio. Dammi la mania che ho paura. Aspetta che ti prendo. Kim? Oh, Nicola, guarda! Oddio. Ma non ci sono i gatti, erano fuori. Ma non c'è un gatto. Raga, abbiamo le presenze demoniache. Fare un gireggio a... Andiamo a fare un giro? Sì. Comunque ho deciso che oggi mi chiamo Andrea. Il bambino ti sta guardando essere fatto. Quando parli con me devi stare zitta, ricorda però. Aiuto! Monta in macchina, stanza. C'è per salire dei... Dove andiamo? Oh, santo signore. Allora, raga, la situazione è talmente tanto grave. Allora, ci sono i miei vicini di casa che ormai sanno che sono psycho. Che scemo, adesso chiamano i carabinieri. Sì, ma veramente.
agente, cosa ha fatto di speciale? Patente e libretto. Sì, le assicuro, agente, non sono come sembro. Com'è? Ridicolo. Ma sai qual è la cosa migliore? Che qua, ogni volta che mi parli, mi viene da farti così. Allora, qua, come funziona la situazione? È arrivato Andrea che spacca tutto. Spacco bottiglie, ammazzo famiglia. Esattamente. Posso dirti una roba? Sì, fare le capriole. No. Nicola, era giù per la mia gola questo. Cioè, penso che mi sia arrivato qua. Con una cosa del genere puoi fare la gastroscopia. Vieni qua a sederti, cara. Tanta fatica avere sta roba in testa, eh. Allora, benvenuti e bentornati. Questa è una sfilata. Moda disagio 2000 e mai. Sono rimasto senza il tupè. Io sono rimasta senza parole. Come è messa? Dovremmo farti la frangetta. No. Oh no, è arrivato già quel momento di quando hai l'esaurimento nervoso e alle 3 di notte ti fai la frangia perché pensi che possa risolvere qualsiasi problema della tua vita. Sì, quando li risolve. Sai perché? Perché la frangetta è talmente tanto un problema che ti dimentichi di avere gli altri. Però fammi delle pose sexy, che con la canzone sotto è bellissima. Magari tipo anche dei primi piani. Tu che mi stai dicendo queste cose sei parte del problema, lo sai, vero? Mi scusi, signor Andrea, noi vorremmo sapere quanti e quale uso ne fa della sua lunga chioma bionda. Che cazzo guarda? Ehi Siri, dimmi dov'è il manicomio più vicino. Basta guardarmi, mi consumo. È da 3 minuti che non mi dici che sto bene con sta roba in testa. Perché non stai bene con quella roba in testa. Anzi, non stai proprio bene di tuo. Sono un po' sconcertato perché secondo me ci sono tanti vicini di casa che mi vogliono buttare fuori dal quartiere. Sì, c'è della gente che ti sta facendo delle foto dalle finestre. Beh, mi dispiace se sono l'unico che porta un po' di brio in questa festa. Aspetta, aspetta che te li spazzano. Mi fai male? No, cioè, è rimasto attaccato. Oh no! Qualcuno me la tolga! Se tu vedessi questa cosa in giro, cosa diresti? Chiamerei il 118. Attaccato da un calabrone con le mie extension pazzesche. Io vorrei portarti al McDonald's. Alla Batmobile. Ma quella è Chiara Ferragni. Chiara, sono Ariana Grande. Allora facciamo una cosa, uniamo l'utile al dilettevole. Io guido e tu pettini e nessuno si fa male. Cioè, no, aspetta. Secondo me che... se li pettino diventano paglia. Questo vuol dire che andrò a fuoco tra poco. Sappiamo tutti quanti che ho la combustione automatica abbastanza facile. Ti giuro, secondo me sono pazzesco. Anche di testa stai. Nicola, sai dove stiamo passando? No. Vi ricordate, raga, quella villa dove io, la Nicola e Giulia siamo entrati? Quella che c'era tutta quella storia di probabilmente qualcuno di morto da arrotolato nel tappeto. Che oddio, è vero! È qua? Ti ricordi quella volta che la Luna aveva visto la finestra là sopra che si chiudeva? Sì. Magari ci vediamo passare qualcuno. Ti giuro, muoio. Muoio se succede, andiamo via! Se mi trovavano morto con questa parrucca in testa. Quelli della forza dell'ordine così. Questi qua secondo me chiudevano la macchina e dicevano vabbè dai, Lasciamolo lì. Potrebbe contagiarci anche da morto. Io lo so già che in questo video farete delle richieste perché c'è la Nicole.
Fate delle proposte giù nei commenti, lei li leggerà e valuterà. Rituali e Ouija e 11 miglia. Ma io qua pare che ti ho mandato, io ho risposto alla storia, che ho scritto prendi un libro rosso che facciamo. Oh, ma è una tuscola. Ah, cara. È una tuscolona. Ok, è andato. Adesso se ti fermo i carabinieri. Super un'evita carta. Tati, oh mio Dio, sono improvvisamente povero. No. Questa moda non si può mantenere da solo. Grazie, ciao. Sei contento? Ah! Spero che ti fermino i carabinieri. Stronza. Cin, ho voluto fare una sorpresa alla Nicole e siamo praticamente già arrivati. Stiamo andando a fare un giro a casa delle vacanze. Perché, allora, adesso, però abbi pazienza. È solo che ve la volevo far vedere di giorno, perché era sto sacco che mi chiedete come sta la casa delle vacanze. Sta benissimo. Non come stanno i tuoi cugini. Come sta la casa delle vacanze. Grazie. Andate a dargli da bere al noce. Scendiamo un attimo, guardiamo com'è un po' il sito. Sì. Come ti senti, Nicole? Vedete questo? Questa è la causa dei nostri problemi. Ma dai, è da tanto che non succede più niente. Tranquilla, lo sito, secondo me. Ti ricordi quella volta che ti ho trovato la lettera? La finisci con la ricetta. Ah, Nicole, ti immagini se questo uomo qua si è staccato perché in realtà qualcuno ha provato ad attaccare ancora le bambole là sopra? Io spero di no. Però non voglio entrare. Io non voglio entrare, Nicole, perché sono sicuro che se entriamo. No, io non entro. Cioè, ci entri tu. Se entriamo, succede qualcosa. No, guarda. Raga, stiamo spiando dentro la nostra stessa casa. Nicole, vieni. Ma adesso vedi passare qualcuno. No. Senti, andiamo via, per favore. Nicole, andiamo dentro. No, io non vengo dentro. Baci. No, baci te. No, allora, raga, facciamo una roba, ok. Allora raga, se volete che torniamo dentro la casa delle vacanze, arriviamo a 40.000 pollici su io, la Giulia, la Nicole e la Luna, torniamo qua dentro e andiamo a vedere quello che c'è. La Nicole ci sta, raga. Fatemi sapere giù 40.000 pollici in su. In ogni caso ragazzi, fatemi sapere giù nei commenti cosa ne pensate di questo video, se vi è piaciuto, se ne volete altri. Se non l'avete ancora fatto, iscrivetevi al mio canale. Esce un nuovo video di martedì 15, di sabato 13:30. Intanto il giovedì, ma questo non sa mai nessuno. Io vi mando un bacione grande grande e al prossimo video. Ciao. Ciao.